strikes midnight, all the evil things in the world will arise. Foul image of man, you must take care around cutting to yourself. Io appartengo ad una stirpe nota per ardore di passione. Anche se non è ancora risolta la questione se la pazzia sia o non sia una forma di intelligenza superiore. Se ciò che è grandioso, ciò che è interiore, sia soltanto una forma di malattia mentale oppure sia soltanto un umore della mente, a scapito dell'intelletto generale. Coloro che sognano ad occhi aperti vedono molte più cose di coloro che sognano soltanto di notte. Nelle loro grigie visioni e si afferrano frammenti di eternità. E poi svegliandosi, vibrano intimamente per capire che sono arrivati al limite del gran segreto.
C'era Baghdad, un mercante che mandò il suo servo al mercato per fare spese. Ma il servo tornò subito, pallido e tremante, e disse: padrone, poco fa, mentre ero al mercato, sono stato urtato da una donna nella folla. E quando mi sono voltato, mi sono accorto che era stata la morte ad urtarmi. Mi ha guardato e mi ha fatto un gesto minaccioso. Quindi ti supplico, prestami il tuo cavallo, ed io fuggirò e scamperò il mio destino. Andrò a Samandra, dove la morte non potrà trovarmi. Il mercante gli prestò il suo cavallo, e il servo montò in sella e piantò gli speroni nei fianchi della bestia, che partì al galoppo più veloce che poteva. Allora il mercante si recò alla piazza del mercato. Mi scorse dalla folla. Perché stamani hai fatto un gesto minaccioso al mio servo? Mi chiese avvicinandosi. Il mio gesto non era di minaccia, bensì di sorpresa. Ero stupita di vederlo a Baghdad, visto che ho un appuntamento con lui questa notte a Samarra.